passo da te, ad un passo dal cielo, se il mio dolce segreto ti tocca. Il ministro Francesco Lollobrigida incontra ufficialmente le organizzazioni agricole, molte le attese da parte del settore primario che guarda il futuro con ottimismo grazie alla volontà di non arrendersi. Significative sono le manifestazioni di resilienza da parte del mondo cooperativistico che confermano investimenti e impegni produttivi. Orogel continua la sua politica di investimenti così come era stata programmata e non ci saranno cambiamenti appunto a seguito di questa situazione un po' difficile. Quindi abbiamo previsto che nei prossimi 5 anni faremo investimenti per 190 milioni, investendo sia qui in Romagna che nel Veneto che in Basilicata, là dove abbiamo poi tutte le nostre produzioni più pregiate. Continua la nostra politica di impegno, di fiducia verso il futuro. Contiamo anche che il nuovo governo abbia delle sensibilità, come dichiarato, verso il settore dell'agricoltura, che oggi sta anche soffrendo, e l'agroalimentare in particolare, perché ci sia la possibilità di difendere i nostri prodotti in un contesto europeo, in un contesto internazionale. Noi ci siamo messi nelle condizioni migliori per continuare il nostro lavoro, non solo, ma per guardare al futuro in chiave di espansione, in chiave di dare nuove opportunità ai nostri soci di coltivazioni, anche attraverso la possibilità di dare risultati che siano in linea con le attese e con i redditi che giustamente devono arrivare fino alla campagna. Se vogliamo avere le garanzie e le autonomie, diciamo così, dal punto di vista agroalimentare, bisogna che assicuriamo anche le risorse attraverso la nostra attività, attraverso anche il contesto generale, perché gli agricoltori possano ricavare dei redditi adeguati al loro lavoro e alla loro fatica. Siamo un consorzio cooperativo, ogni cosa che facciamo passa attraverso i nostri organi sociali. La campagna pubblicitaria che è stata presentata, una corposa campagna pubblicitaria, proprio perché vogliamo valorizzare sempre di più le produzioni dei nostri soci, delle produzioni che vengono commercializzate col marchio Orogel, valorizziamo la fatica dei nostri agricoltori, valorizziamo la qualità e eccelsa dei nostri prodotti, con questo anche l'apertura verso i prodotti sani, nutrienti, e su questo è improntata anche tutta la nostra politica della ricerca in collaborazione sia con le nostre società Vitro, Planta, Sicural, ma soprattutto con l'università, e in questo senso abbiamo dei programmi di ricerca molto importanti che speriamo vengano anche sostenuti dai provvedimenti che questo governo ha a disposizione attraverso anche il Piano Nazionale di Resistenza e di Resilienza. Raggiunge tutti gli italiani l'eccellenza delle filiere nazionali sugli schermi dei nostri device. La cooperativa Orogel si racconta ancora una volta direttamente dai campi. Parte la nuova campagna pubblicitaria 2022-2023, parte con tantissime novità. La prima è quella che riguarda il payoff, che è la chiusura di tutti i nostri spot, ed è anche il messaggio che vogliamo enunciare con molta forza, con sempre più forza nella mente del consumatore. Per anni abbiamo ottenuto la meraviglia di ogni giorno e volevamo ritornare ad avere nel nostro payoff un richiamo alla natura, e quindi avevamo già deciso di sostituire la meraviglia di ogni giorno con la meraviglia della natura, ma poi abbiamo deciso di togliere l'articolo e quindi proprio rendere partecipe Orogel in maniera diretta della parola meraviglia, Orogel, meraviglia della natura. Ci sembra un rafforzativo, se volete, semplice e anche banale, ma molto importante, e soprattutto va a dimostrare in maniera chiara e diretta quello che vogliamo presentare al consumatore, il fatto che facciamo parte appunto della natura, perché abbiamo la filiera completa che ci permette di portare i prodotti appunto dai nostri bellissimi campi fino alle tavole dei consumatori.
sono campi talmente belli che noi di Orogel ne approfittiamo, come vediamo alle tue spalle, per realizzare anche e noi ne siamo pubblicitari. Ne siamo orgogliosi. E noi altrettanto. Ma qual è il trucco, il segreto per avere dei campi così trucco belli? Il trucco segreto principalmente è la natura del terreno. Ovvio, bisogna cercare di mantenere quello che la natura ci offre, buone pratiche culturali, buone rotazioni e ovviamente l'aiuto dei tecnici Orogel, che è di prima qualità. Abbiamo due grandi protagonisti di questo primo inizio di campagna, novembre e dicembre. Il primo è Virtù di Zuppa. Virtù di Zuppa è una linea di prodotti esclusiva che Orogel ha già rilanciato quest'anno con un restyling grafico veramente importante e anche impattante. Due grandi novità di prodotto. Queste zuppe non solo sono state riabbellite dal punto di vista grafico, ma sono protagoniste di una nuova campagna pubblicitaria veramente bella, perché abbiamo voluto studiare un nuovo spot che ripescasse i sapori, i valori di una volta. Per far questo siamo andati a ripescare i messaggi, le canzoni, ma anche lo stesso mood che faceva parte degli anni 50, degli anni 60, anni felici, anni fortunati per il nostro paese, il boom economico, la ripartenza dell'Italia dopo il difficile periodo bellico per diventare un paese sempre più ricco e dove c'erano delle prospettive di crescita veramente, veramente importanti, un periodo felice. Abbiamo quindi realizzato uno spot nuovo utilizzando una musica sempre del nostro carissimo amico Domenico Modugno, in questo caso la canzone Musetto, una canzone particolare, molto simpatica, molto orecchiabile. L'abbiamo rivisitata, l'abbiamo rivestita con ovviamente il nostro prodotto Virtù di Zuppa. Da questa musica poi abbiamo scelto di realizzare un film che nei colori, nella grafica, nei vestiti che fanno parte dei nostri due protagonisti richiamano appunto agli anni 60 e 70. È un piccolo musical di 30 secondi dove questi due protagonisti cantano in cucina la canzone rivisitata su Virtù di Zuppa, accompagnando la presentazione dei nostri prodotti. All'interno diverse scene realizzate nei nostri campi con i nostri soci produttori per richiamare sempre questo forte valore della filiera ortofrutticola. La campagna parte il 6 novembre, è presente su tutte le principali emittenti televisive, è una campagna veramente forte perché per due settimane sarà su televisione, radio, digital e sulla carta stampata. Dopodiché la campagna continua con tutti gli altri nostri soggetti, in particolar modo Creatù, che viene aggiornato per presentare l'ultima novità che è stata lanciata quest'anno in termini di referenze e soprattutto per ritornare a reclamizzare il fatto che Creatù ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di prodotto dell'anno. E poi via via tutti i nostri prodotti, dai minestroni alle zuppe, ai contorni, al minestrone leggerezza, che ci accompagneranno fino appunto alla fine del mese di gennaio, in una campagna molto intensa, molto importante, molto impattante. E un elemento in più da raccontare di questa campagna è un evento particolare che avviene a metà novembre. Da metà novembre a metà dicembre il mondo televisivo si concentra su un evento sportivo di clamore internazionale, stiamo parlando dei mondiali di calcio che si svolgono in Qatar. Abbiamo deciso di essere presenti in maniera importante anche su questo importante evento e quindi abbiamo sponsorizzato tutte le partite dei mondiali con uno spot che chiuderà al fischio finale dell'arbitro tutte le partite, dalla prima partita inaugurale fino alla finalissima che ci sarà a metà dicembre. Quindi un momento anche televisivo veramente importante che contribuisce ad aumentare la pressione, la visibilità e speriamo anche il gradimento della nostra campagna pubblicitaria. La più buona sei tu, il tuo nome è Virtù di Zuppa, cucinata così 5 minuti tu mi piaci di più. Virtù di Zuppa Orogel, le migliori verdure coltivate in Italia per tante zuppe ricche di bontà. Sì, caro, un benessere nuovo e un gusto così. Virtù di Zuppa Orogel, meraviglia della natura. Ormai fa parte delle abitudini delle famiglie italiane il consumo di zuppe vegetali, ricche non solo di nutrienti ma anche di servizio. Le proposte sono varie e sempre più veloci da preparare grazie a studi e a ricerche specializzate. I prodotti ad alto contenuto di servizio, i piatti pronti e in modo particolare il comparto zuppe hanno avuto una performance molto importante e molto positiva. Per questo motivo abbiamo deciso quindi di
dedicare la nostra ricerca, la nostra attenzione nello sviluppo di questo segmento, riducendo in modo significativo i tempi di cottura. Noi passiamo su tutto il nostro comparto zuppe da tempi di rimenimento medi dagli 8 ai 10 minuti a seconda delle ricettazioni, passeremo a 5 minuti, quindi dando un grande vantaggio, un grande servizio ai nostri consumatori. La cosa sarà trasversale chiaramente su tutto il comparto, a partire dall'orze funghi con i funghi porcini, alla montanara, alla ribollita toscana con il pane di alto pascio e alla ceci lenticchia. Due novità assolute nel comparto zuppe. La virtù di zuppa, antichi sapori, dove abbiamo lavorato sapientemente nel mix tra legumi e cereali, andando a impreziosire la componente più nobile del mix, vale a dire i legumi, e ottenendo quindi un prodotto con un risultato assolutamente importante e dal gusto molto molto marcato. La seconda proposta è virtù di zuppa ogni giorno. Su una ricettazione semplice, su una ricettazione a base vegetale, ma nello stesso tempo assolutamente ricca di gusto, per ottenere il risultato di un prodotto adatto ad un utilizzo quotidiano. Queste virtù di zuppa si affiancano ovviamente alla virtù di zuppa leggerezza, il nostro cavallo di battaglia e il prodotto che è stato particolarmente apprezzato dai nostri consumatori, che ne hanno chiaramente esaltato e riconosciuto l'alto contenuto al servizio dettato dal basso contenuto calorico, meno 40% rispetto alle medie delle zuppe presenti sul mercato. Un segnale visibile indica l'affidabilità e la superiorità del prodotto. La referenza CreaTu consolida il successo e amplia la golosa offerta. La nostra linea CreaTu di gustosissimi mix di verdure super versatili in cucina ha davvero conquistato i consumatori. Chi lo prova non ne può più fare a meno. A testimonianza di ciò, i due premi che ha conseguito, miglior prodotto food e prodotto dell'anno. Quest'ultimo è stato assegnato da una ricerca RAI su 12.000 consumatori. Ben il 93% di questi ha giudicato il prodotto estremamente soddisfacente. Visto il successo, la famiglia CreaTu deve crescere e quindi arriva un nuovissimo, gustosissimo CreaTu. Il nuovo CreaTu è composto da broccoli, spinaci, carote, peperoni rossi e gialli, qualche fettina di cipolla per un po' di gusto in più e una goccia con una nota di zenzero che veramente gli dà un sapore eccezionale. E soprattutto strizza l'occhio a tutto quello che è il mondo etnico. Ad un passo da te.